Allora, una volta montato il nostro endpoint S1, siamo qua alla distanza di 28 metri e inizieremo con la taratura. La prima cosa da fare è avere un'idea della direzione del vostro endpoint a occhio, cioè come viene fatto per alcune carabine. Io mi regolo molto su questa visione. Una volta capito di quanto uno può essere fuori, se parecchio fuori o meno, si passa alla vera e propria taratura. Adesso io vado a toccare un po'. Ovviamente questa è una pratica che abbrevia le distanze, ecco, non è che è certa o matematica, questa è una cosa che viene fatta per sgrossare la taratura. Adesso vediamo dove va. Io taro sempre con la prima canna, perché la prima canna deve essere sempre, il punto rosso va tarato con una canna, almeno su sovrapposti e doppiette, perché deve essere sempre una canna quella che fa riferimento. Siccome capita di trovare magari sovrapposti che non copiano bene palle o pallini, quindi la taratura va sempre fatta su una canna. Mirerò al centro del bersaglio, al centro dei quattro cerchi. Allora, colpo è andato basso 20 cm, 15 cm a destra, perfettamente nel cerchio basso a destra. Passiamo alla nostra taratura, quindi manderemo a sinistra e manderemo alto. Per le grosse correzioni come adesso possiamo dare 7, 8, 10 click, poi semmai ci regoliamo in base al momento in cui ci avviciniamo di più. Esistono anche dei cartelli che potete trovare sul sito sia di TFC che sul sito Endpoint, con dei quadratini che riprendono perfettamente ogni click del punto rosso alle varie distanze. Quella è una cosa che magari chi non ha molta pratica è molto utile per la usare. Riproviamo. Sempre miro sempre il centro del cartello. Come altezza siamo quasi perfetti, ma la distanza è spara a destra. Ovviamente si può anche tarare traguardando il punto rosso e spostando il punto rosso sul colpo, però faccio in maniera semplice perché è la maniera che fa la maggior parte delle persone. Adesso però cambiamo bersaglio, spareremo al bersaglio alto a destra, arancione. Quasi perfetto. Io uso sempre un punto rosso a 3-4 ingrandimenti, a 3-4 intensità, proprio per avere il pallino più fine e per essere ancora più preciso. Andiamo a correggere. E alzo un po'. Riproviamo. Poi ovviamente ognuno ha il suo modo di sparare, ha la sua teoria, però ecco, diciamo che il conta risultato.
sempre un po' a destra, vedete, perché quando uno si avvicina è sempre bene andare lentamente. Poche tacche. Ci siamo quasi. Adesso, vedete, c'è da sempre da considerare il fattore anche umano. Quindi si tende sempre con un 12, sparando a canna liscia. Le canne non sono da carabina, però vedete che il punto rosso risponde bene. Per una taratura a piombo, per pallini, è già più che sufficiente. Quindi già una taratura del genere può andare più che bene. Però cerchiamo poi di fare il meglio. Do altri due click e torno indietro sul destro e sinistra. Perfetto, leggermente alto, che aiuta nello sparare a volo anche in questa situazione. Quindi ecco, taratura aimpoint S1 completata, e adesso non rimane che provarla a piattello o a caccia.